Ciao bellissimi, bentornati. Oggi siamo ciechi. Se avete visto l'ultimo video, saprete che per fare il carrellino abbiamo usato una saldatrice. Però, dato che sono furbo, per quei 5 minuti non ho usato la maschera. E stanotte mi sono svegliato con un bruciore agli occhi. Non riesco ad aprirle, anzi mi piangono tantissimo e, e questa è un'esperienza extrasensoriale per capire come vivono i ciechi, scusate, i non vedenti. Tra l'altro proprio oggi vado in Trentino per 3 giorni con mio padre. Una prima cosa che ho notato è che non possono usare i telefoni, cioè proprio è impossibile perché non si vedono i tasti, al massimo con le funzioni vocali, ma non è così semplice, penso. Pronti, via? Via. Ci vedo di nuovo, ci vedo. Ed eccoci arrivati in Trentino. Siamo a Folgarida, una località vicino a Madonna di Campiglio, se non sbaglio. E sono contento di poterla vedere. Guardate qua che occhi. Questo è il motivo per cui non bisogna mai saldare senza maschera. Sì, e l'ho fatto per 5 minuti, non un'ora, 5 minuti. Boh, adesso basta piangerci addosso, letteralmente. E ci vediamo domani, vi faccio vedere dove andiamo. Eccoci! Siamo a Passo del Tonale. Si trova tra Trentino e Lombardia, a 1860 metri circa. Purtroppo il tempo non è dei migliori perché è molto molto nuvoloso, però vediamo se salendo in alto la vista migliora. Dai che forse il tempo regge. Direzione Passo dei Contrabbandieri. Abbiamo del liquore. E adesso scattino fino lassù. Dio Madonna! Manca ancora un pezzetto. Bene. E adesso. Oh, grazie. E adesso passo dei contrabbandieri. Eccoci giunti al passo dei contrabbandieri. E che vista! Pranzo! Bene, bello, bello. Adesso scendiamo e ci vediamo più tardi. Buongiorno, ultima giornata qua in Trentino, la giornata è un po' uggiosa, più che uggiosa è proprio nebbiosa, però comunque abbiamo tante cose da vedere. Prima destinazione di oggi, Riva del Garda, poi facciamo un giro da quelle parti, sperando che là il tempo sarà più pulito.
Eccoci, insomma questa è Riva del Garda. Devo dire che non c'ero mai stato. È bella, è molto bello. Però mi aspettavo molto di più. Sarà il brutto tempo, ma con tutte le voci che si sentono sul lago di Garda, Rive del Garda, il Trentino, credevo che fosse veramente spettacolare. Invece, personalmente, preferisco di gran lunga alcuni dei laghetti che ho visto tra i monti del Friuli. Forse perché in generale preferisco luoghi più piccoli, magari più riservati, un po' più selvaggi e soprattutto meno turistici. Bene, prossima destinazione Limone, Limone sul Garda. Destinazione? Destinazione bar. E adesso? Adesso si riparte. Bene, adesso che avete visto tutti questi limoni, vi posso dire che il nome del paese, Limone sul Garda, non deriva dai limoni. Adesso non vi faccio l'elenco di tutte quelle che sono le teorie, comunque sembra che la più plausibile sia che derivi da limen, che voleva dire confine, perché siamo sul confine tra il Bresciano e la giurisdizione del Vescovo di Trento. Limone. E adesso si torna a casa. Questo è tutto. Buongiorno, pronti per il cammino? Oggi partiamo